Buonasera a tutti, siamo al Queen Romantic al termine di questo matrimonio fantastico con gli sposi Andrea ed Anna. Quali sono le vostre sensazioni a fine serata? Anna! Allora, buonasera a tutti, io voglio dire qualcosa velocemente di importantissimo. Grazie a Francesco la nostra festa è riuscita, grazie a lui. La cosa più bella e fondamentale, ragazzi, è che Francesco non ha lasciato un singolo minuto senza attività, senza festa, ha curato ogni minimo dettaglio e ci ha accontentati in tutto. Ho fatto delle richieste assurde, mi è riuscito a mettere canzoni assurde, intrattenere con balli, di tutto e di più, e quindi questo per me è stato il raggiungimento di un sogno e quindi dico grazie Francesco. Quali sono, Anna, gli aspetti negativi che invece avevi visto negli altri matrimoni e adesso le differenze che hai visto invece con la mia animazione e la mia soluzione? Allora, il film dell'horror che mi si era costruito nella testa prima di sposarmi era il momento vuoto, soprattutto quando gli sposi si assentavano per le foto o magari venivano stravolti e tirati via. E Francesco questo non l'ha permesso, ma proprio per il divertimento in sé che doveva essere garantito a tutti noi, quindi questo film dell'orrore alla fine ha avuto un lieto fine, assolutamente un lieto fine, e non è stato possibile, grazie a lui veramente, ragazzi, grazie solo a lui. Ok, perfetto, grazie a te Anna. Andrea! Eccomi! Vai! Porcimi la domanda, io ti do la risposta. Dimmi Andrea, quali sono le tue sensazioni a fine serata? Soprattutto cosa, allora, emozioni, risultati che hai visto? Quello che devo dire è che non me l'aspettavo. Nel senso che Anna era convinta di sé, era partita mirata diretta su quello che voleva, io ero un po' titubante. Ok. Titubante perché non credo nei social, non credo in tutta questa pubblicità. Però ad oggi che l'ho vissuto posso dire che è stato magnifico. Che ci hai seguito, hai rinunciato a mangiare per seguirci, ti sei dedicato completamente a noi, che comunque è uno staff che non abbiamo mai lasciato solo. È vero, ci hai fatto divertire da morire, nel senso non ci è mancato nulla, ogni nostra richiesta è stata esaudita. E poi vabbè, che devo dire, ecco, è andata mia moglie. Grazie Francesco. Che cosa c'è di più bello di far stare contenta mia moglie? Che significa contenta mia moglie? Sto andando veramente avanti, quindi, veramente affidatevi, perché Francesco, oltre a essere una persona spettacolare, è stato un professionista. Vero. Non aggiungo altro. È vero, questo è da dire. Ha detto una cosa, l'ha rispettata, l'ha mantenuta fino alla fine. Fino alla fine. Non si è preoccupato di qualche imprevisto. È vero, non c'è stata una cosa che non aveva detto all'inizio, non è stata garantita concretamente. Perfetto, queste parole sono fantastiche perché ancora una volta abbiamo confermato la promessa e abbiamo non solo confermato le vostre aspettative ma anche superate, come ha detto Andrea. L'ultima domanda: a quali sposi consigliereste la mia animazione? Io personalmente consiglierei questa animazione agli sposi che mettono al primo posto la festa, gli invitati, il divertimento, il coinvolgimento di tutti, a partire dalla persona più anziana fino al bambino di 2-3 anni, perché veramente Francesco travolge e stravolge tutti, e quindi di conseguenza, ecco, priorità alla festa, poi tutto il resto che sicuramente è importante, ma il divertimento di noi e soprattutto di chi è con noi quel giorno. Ok. Ci vogliamo sposare un'altra volta. È vero, vorrei una pausa. Ci ridivertiamo insieme. Con Francesco. Io saluto gli sposi, ringrazio per averci scelto, me ed anche il mio staff. Ci siamo emozionati e divertiti con voi. Grazie. Rinnoviamo gli auguri, un grandissimo saluto, ciao e viva gli sposi! Ciao!